Far conoscere di più e meglio la realtà all'interno dei grandi centri ospedalieri attraverso degli open day. Avvicinare la medicina ospedaliera al territorio, soprattutto per quanto riguarda la salute della donna. Di questo e di molto altro si è discusso nell'ambito del convegno La salute della donna tra ospedale e territorio, organizzato dal Policlinico Gemelli e sponsorizzato da Cassa Galeno, che si è svolto oggi presso l'Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. I temi principali che sono emersi dalla discussione sono stati essenzialmente quelli dell'integrazione e della prevenzione, temi sui quali Cassa Galeno è da tempo fortemente orientato. Per quanto riguarda la prevenzione, in particolare quella che riguarda le tematiche femminili, Galeno ha già da tempo recepito praticamente sia in tema di prevenzione in gravidanza, sia per quanto riguarda la prevenzione oncologica e in generale sugli stili di vita, ha già ricevuto questi temi con iniziative e offerta attiva di prestazioni all'avanguardia. Il primo di una serie di incontri che vedranno insieme i medici di medicina generale del territorio metropolitano di Roma con specialisti di riferimento nelle diverse discipline, con l'obiettivo di rinsaldare i legami tra ospedale e territorio per costruire un rapporto innovativo e più diretto che favorisca un interscambio culturale e operativo più efficace. Tante le tematiche affrontate, dalla prevenzione vaccinale all'alimentazione, passando per i test di screening della cardiologia e dell'oncologia, con relazioni e dibattiti multidisciplinari. Tra i presidenti del primo incontro il professor Antonio Lanzone, direttore dell'area donna della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. Oggi organizziamo un evento in partnership con i medici di medicina generale dal titolo La salute della donna tra territorio e ospedale. Il titolo è emblematico di due aspetti. Il primo è che vorremmo che questo sia un evento iniziale di una cooperazione tra medici di medicina generale, territorio e un ospedale altamente specializzato come il nostro per costruire dei percorsi sinergici in modo che i pazienti possano essere in qualche modo avviati a dei percorsi molto razionali dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Il secondo è aver scelto la donna come pianeta nuovo da esplorare, come una medicina di genere che alcune volte viene solo declamata e poche volte praticata, e quindi ci è sembrato che focalizzare il primo evento sulla salute della donna a tutto tondo fosse un modo anche di interagire e proporre una modalità di medicina assolutamente nuova. Michele Lepore, medico di medicina generale, è stato il responsabile scientifico dell'evento. Gli ostacoli sono tanti e l'evento di oggi non è fine a se stesso, cioè ha un fine ultimo che è quello di migliorare i rapporti tra i medici del territorio e gli specialisti, realizzando dei progetti e dei percorsi da far eseguire ai nostri pazienti e permettendo con gli open day di conoscere la struttura di riferimento. Un ulteriore approfondimento in tema di prevenzione è stato dedicato ai test di screening sia per i tumori ginecologici sia in gravidanza e ai vaccini. Per il papillomavirus abbiamo a disposizione tre vaccini, bivalente, quadrivalente e nonavalente. Quest'ultimo, che è quello ormai utilizzato a livello mondiale, è diretto contro 9 genotipi del virus e ha una potenzialità di ridurre il rischio di sviluppare un tumore della cervice di circa il 90%.